Draghi nelle ultime settimane si è contraddetto. L'euro potrebbe essere reversibile, ma bisogna pagare i debiti col Target 2. Salvo poi contraddirsi pochi giorni dopo dicendo che l'euro è irreversibile, il significato è uno solo. Incominciano a non essere più sicuri delle proprie azioni. Quel che sta avvenendo dalle parti della BCE è piuttosto significativo e secondo me va collegato con quel che è accaduto a Londra con la Brexit e a Washington con l'elezione di Trump. Mi spiego, fino a pochi mesi fa c'era una sorta di consenso condiviso che univa Bruxelles, univa ovvero l'Unione Europea, univa Francoforte, univa la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale. E naturalmente le grandi capitali europee e soprattutto la grande capitale del mondo occidentale che è Washington. Da quando ha vinto la Brexit, per cui la Gran Bretagna oggi è in contrapposizione con l'Unione Europea, e da quando Trump è stato eletto presidente, questa unione di intenti viene a cadere e la BCE si trova particolarmente esposta. Perché le tensioni, anzi le pulsioni, che in questo momento si sentono, si vedono emergere in molti paesi europei, la mette in difficoltà. Le forze che fino a questo momento erano considerate populiste e che erano considerate marginali o con poche probabilità di governare un paese importante, oggi invece sono considerate soprattutto e innanzitutto dalla Casa Bianca delle forze potenzialmente credibili. Questo fa sì che la posizione della BCE come autorità incontestata e da tutti quelli che contano riconosciuta come inviolabile, non è più tale. Ecco perché Draghi nelle ultime settimane si è contraddetto, cioè quando qualche settimana fa ha detto l'euro potrebbe essere reversibile, ma bisogna pagare i debiti col Target 2, cosa che peraltro non c'è in nessun trattato europeo, a quanto mi risulta. E salvo poi contraddirsi pochi giorni dopo nell'Europarlamento dicendo che l'euro è irreversibile e nessuno ovviamente può permettersi di metterlo in discussione. Quando si lanciano messaggi così distonici nel giro di pochi giorni, il significato è uno solo: paura, confusione, incertezza, incominciano a non essere più sicuri delle proprie azioni. E uso il plurale perché ovviamente Draghi è sì il presidente della BCE, ma rappresenta tutta la Banca Centrale Europea, rappresenta un establishment finanziario e bancario. E per cui ovviamente il suo nervosismo è il nervosismo di un mondo più ampio. Anche all'interno dell'establishment europeo c'è un corso, una riflessione, e mi sembra che l'establishment incomincia a essere diviso in due ale, cioè quella che dice dobbiamo in una certa misura stemperare i toni per arginare l'onda populista e per cui dobbiamo fare qualche concessione, altrimenti questi partiti continueranno a crescere. E invece c'è l'ala oltranzista che dice no, il rigore, che è chiaramente rappresentato dalla Germania. Anche il fatto che la Merkel improvvisamente, dopo aver negato per anni questa eventualità, dica, e poi in maniera molto improvvisata, in coda a un vertice europeo, in piena serata, possiamo fare un'Europa a due velocità senza poi spiegare che cosa intenda con Europa a due velocità, è un segnale di questa frattura, di questo nervosismo. Come secondo me è molto significativo il fatto che Scholz abbia deciso di candidarsi alle politiche del prossimo settembre in Germania con buone chance di vincita. E Schulz sappiamo che è l'alfiere del più rigoroso europeismo, era quello che aveva provocato Berlusconi ottenendo poi quel che cercava, ovvero la battuta sul capò. E da sempre lui è quello che bastona chiunque esca dal seminato. Per cui secondo me, tornando alla domanda, sì, c'è qualcosa che sta bollendo in pentola, secondo me però è ancora prematuro per poter pronosticare un cambio di tendenza da parte dell'Unione Europea. Non dimentichiamoci che le due elezioni in arrivo, le due grandi elezioni in arrivo, quella in Francia e quella in
Germania sono molto importanti e probabilmente nessun partito in Francia o in Germania tenterà una svolta concreta prima di queste due scadenze, perché rischia di avere delle ripercussioni elettorali molto importanti. Cioè, se la Merkel si dimostra troppo buonista, verrà subito accusata dal suo partito e dall'SPD di essere troppo debole, di non difendere gli interessi tedeschi. Se al contrario è troppo rigida, verrà accusata dal resto dell'Europa di essere la solita Germania arrogante. Qui in questi casi di solito è aspettiamo le elezioni e dopo vediamo. Qui probabilmente una vera svolta, ammesso che l'Unione Europea abbia la forza e la voglia e sappia trovare il consenso necessario al proprio interno per realizzarla, avverrà solo dopo le elezioni politiche tedesche, a meno che da qui a settembre non succeda qualcosa di veramente sconvolgente, una nuova crisi o l'elezione di Marine Le Pen all'Eliseo, che ovviamente farebbe saltare completamente tutti i pronostici, modificando radicalmente il quadro. Angela Merkel è una donna, da come viene descritta, che non procede per visioni strategiche, ma procede per una serie di interessi tattici, compiendo talvolta degli errori. Gli errori l'abbiamo visto, come ha cambiò opinione da un giorno all'altro sulla Grecia. Vi ricorderete come a lungo la Germania disse no, non dobbiamo salvare la Grecia, poi quando le hanno detto guardate che se la Grecia fallisce a pagare il conto sono soprattutto le nostre banche, Angela Merkel cambiò improvvisamente rotta e divenne favorevole a un salvataggio della Grecia, che sappiamo bene non ha portato in realtà nessuna salvezza ma solo ulteriore disperazione. Così come quando cambiò radicalmente la posizione sugli immigrati sull'onda di un'emozione generata dalla foto del bambino morto sulla spiaggia, salvo poi pentirsene dopo qualche mese. In questo caso, secondo me, lei ha fatto così, ha recepito un dibattito che è in corso, per cui ovviamente questo dibattito è in corso, non sappiamo se è all'interno del Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di Governo, o nei discorsi fuori dal Consiglio europeo, però ho percepito questo e se ne è uscita con questa frase, forse non valutando appieno l'importanza e il peso che poteva avere, per cui è anche possibile che sia un'uscita estemporanea o forse un po' prematura. Qui dipende da quanta tenacia, quanta forza ha Tsipras. Io di Tsipras non ho alcuna stima, perché è un uomo che tradisce 10 minuti dopo l'esito di un referendum votato a stragrande maggioranza dal popolo greco, facendo esattamente il contrario di quel che il suo popolo gli ha chiesto. È una persona che non merita rispetto e non merita stima. Per cui un uomo che ha fatto una cosa di questo genere, ed è la ragione per cui Varoufakis, tra l'altro, si dimise, può essere capace di tutto. Per ora ha dimostrato di non avere gli attributi per poter tenere testa e dire ragazzi, abbiate il coraggio di buttarci fuori perché noi non paghiamo più. Io per cui, vedendo l'indole dell'uomo, direi cederà all'ultimo minuto un'altra volta. Però bisogna capire se questo mutato clima in Europa magari abbia dato un coraggio da leone a qualcuno che il coraggio di per sé mi sembra proprio che non ce l'abbia.